pratica che si ripete da tempo immemore, che per secoli ha contribuito a definire la dimensione produttiva, ma anche socioculturale dei nostri territori. Ma la transumanza è anche una festa di comunità che si ripete due volte l'anno, che si condivide con amici e familiari. Un affascinante viaggio di persone ed animali che si muovono secondo ritmi dettati dalla natura, celebrando l'avvicendarsi delle stagioni e, per i più giovani, un autentico rito di passaggio. In tanti, quasi tutti in realtà, hanno per molti anni deciso di sostituire la transumanza classica con il trasferimento delle mandrie a bordo di camion, rischiando di far perdere questo patrimonio fatto di riti, di senso di comunità e appartenenza, una vera e propria cultura tramandata da secoli di generazione in generazione. La famiglia Mancuso no, ha deciso che quel rito, quella festa, dovesse essere preservata a tutti i costi col suo carico di storia, di simbologia, di identità. È un'emozione fortissima, la nostra è storica perché la facciamo da tanti anni, il mio nonno, il mio papà, adesso sono io, i bambini, mio zio, è una cosa troppo bella, c'è tanto lavoro dietro, speriamo che va tutto bene fin dove dobbiamo arrivare. Non tutti è detto che sappiano che cos'è la transumanza, quindi spieghiamo come avviene, perché il percorso che viene fatto è il luogo dove porterete gli animali. Allora, noi abbiamo messo le campane ieri e loro già sanno che c'è la partenza. Gli animali già avvertiscono che se ne devono andare in montagna. Il percorso è partire da qua, da località Sant'Antonio. Passiamo dentro l'Arietta, che è frazione di Petronà. Passiamo Petronà, arriviamo a Menolata. Ci sono il pernottamento per le mucche e noi facciamo una grande festa. All'indomani, domenica mattina, si riparte verso le 6, 6:30 e arriviamo a Monte Cariglione. Intorno a mezzogiorno, 11:30, poi dipende pure dalle mucche, sono stanche o non sono stanche. E poi lì si pranza di nuovo. E le mucche resteranno lì per tutta l'estate? Poi lì vengono divise in vari gruppi, le prime, quelle che sono pitturate in rosso, non so se si vedono, li lasciamo molto prima, si chiama ritorta, è una cosa, è il pascolo del comune di Marcedusa, e li lasciamo là, queste sono quelle che non hanno i vitelli. E gli altri vanno fino a Monte Cariglione, che è sempre del nostro comune di Marcedusa. Poi stanno, dipende da quanto mangiare c'è, li spostiamo ancora a Valle Tacina, a Monte Morello e dalla parte di sotto di Monte Cariglione, diciamo. E poi quando c'è la neve, si prende la neve e ce ne veniamo, 6, 7 dicembre, l'8, dipende dal tempo, dalle temperature. Lei ci diceva che è una cosa che va avanti da generazioni, ce lo racconta un aneddoto, qualcosa di particolare che è successo nel corso di questi anni? Una cosa divertente è che l'anno scorso per la prima volta a Petronà ho scavalcato una mucca, mi sono messo su una mucca. Ce ne sono di cose divertenti durante il tragitto, perché è una lunga strada, ci sono tanti imprevisti, mucche che saltano, vitelli di qua, quelli di là. Dobbiamo pure fare con le persone, ci vuole tanto lavoro. E tanta passione, immagino. Tanta passione sicuramente. Tra le altre cose, insomma, ogni anno arriva tanta gente ad assistere alla transumanza. Sicuramente, guarda, qua abbiamo un nostro carissimo amico che è venuto dal nord per farsi apposta la transumanza. Di questa 2 giorni se la farà interamente? 3 giorni, sto sempre con lui, dalla mattina alla sera, vengo qui, mi diverto, quando vengo d'estate sto qui, al posto di andare al mare, se mi porta in Sila vado in Sila, dove va lui vado io. Queste sono le mie ferie quando vengo. Ma lei è originario di qui? Sono dello stesso paese, suo fratello mi ha fatto da testimone al matrimonio, è sempre un piacere essere qui, è un onore. E la transumanza è un momento particolare da non perdere? L'ho fatto tanto tempo fa di notte, adesso ritorno, dopo un mese, e ci riusciremo, dai, andrà bene.
La transumanza porta con sé un patrimonio dal grandissimo valore identitario, la rete dei tratturi, le emergenze architettoniche lungo le vie degli spostamenti, i nomi che i luoghi hanno preso nel corso del tempo e ancora la gastronomia, la musica, l'artigianato. È anche per questo che l'UNESCO l'ha riconosciuta patrimonio culturale immateriale. Ne parlavo anche con suo nipote, è una tradizione la vostra che si ripete da generazioni? La nostra era già la quarta generazione, poi ci sono già i nipotini che è la quinta la loro, quindi è una tradizione antichissima, prima di tutto che si perde nella notte dei tempi. E noi speriamo di portarla avanti finché le possibilità ce le danno, perché è una passione. Più che il lavoro sì, però è passione, ci piace molto. Questo giorno qua per noi è l'inizio di una nuova era, diciamo. 6 mesi che stiamo su in montagna e cambia tutto il tipo di pensare, di immaginare e roba varia, insomma. Tutte queste cose che lei sta dicendo sono le ragioni per cui la transumanza è diventata anche patrimonio mondiale dell'UNESCO. È una tradizione che merita di essere conservata. Per qualche tempo è stata accantonata in alcune, soprattutto in alcune zone. Adesso invece sembra che stia riprendendo vigore e c'è tanta gente che viene apposta per partecipare. Sì, è vero, sì. Grazie all'UNESCO di nuovo si sta mobilitando tutto l'intero settore dell'allevamento in transumanza, diciamo, perché era abbandonato perché la facevano con i camion, non perché le vacche non salivano in sila. Però la facevano con i cami e oggi diciamo che già un 40-50% stanno di nuovo quest'anno riprendendo le tradizioni di fare la transumanza a piedi come molti anni fa. Le chiedo la stessa cosa che ho chiesto a suo nipote, qualche episodio particolare, perché 3 giorni sono lunghi, immagino che succeda un po' di tutto. Beh, episodi particolari quando perdiamo qualche vitello, qualche mucca. Mi ricordo molti anni fa, io ero piccolino, un poco più grande di loro, e siamo arrivati quasi in sila, quasi a destinazione, e mancavano 2 mucche. E la sera, già che era buio, siamo ritornati indietro col buio, pesto proprio, stanchi, morti. I cavalli non ce la facevano più, quindi siamo tornati noi a piedi. Io ero 10 anni, 12 anni con mio padre, a ritrovare quelle mucche che erano perse, perché noi anche con una mucca, cioè manca qualcosa di noi, personalmente nostro, all'interno di noi stessi, ecco, perché li cresciamo con amore, non lo facciamo anche per interesse economico, è chiaro, perché altrimenti non riusciamo a vivere, ecco, però li trattiamo come, non vorrei dire figli, ma quasi, ecco.